Sport e Sport Live sta per cominciare, questa è solo la sigla. Partiamo parlando di Juventus, della sentenza, e poi parliamo di Napoli, chiaramente, della capolista. Ben ritrovati amici marziani all'ascolto, buongiorno a tutti voi da parte di Massimo D'Alessandro, ma anche da parte di Soriani, che in a regia fino alle 14 insieme, se ne avete voglia, naturalmente, con la seconda parte dedicata interamente a voi, alle vostre opinioni, perché in diretta ci sarà il nostro talent, l'inviato del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, e quindi microfoni aperti, linee aperte, telefonate allo 081 636 3663, non subito ma dalle 13:30 in poi. Fino ad allora potete interagire con noi via WhatsApp al 339 666 9990. Partiamo parlando di Juventus, perché ieri, come è noto, sono state rese pubbliche le motivazioni del meno 15 della questione plusvalenze, quelle fittizie. Ho qui davanti a me sulla scrivania la copia del Corriere dello Sport, il titolo grande in apertura è Juve un sistema, i giudici due punti, illecito grave e ripetuto, il club decisioni infondate, questo è quello che pensa la Juventus, e ancora all'interno alterati i bilanci e il risultato sportivo. Altro titolo, la Corte Federale d'Appello spiega il meno 15 un sistema fraudolento, in partenza si programmavano sistematicamente le plusvalenze indicando con X il giocatore. Allora noi come devo dire spesso facciamo, perché lui è di una disponibilità, il personaggio che sto per introdurre è veramente proverbiale, possiamo definirlo, con noi in particolare sto parlando del massimo esponente della giustizia sportiva, Edoardo Chiacchio, che è in diretta con noi. Caro avvocato, un po' esagerato? Io non credo, però accetto eventualmente correzioni. Di essere meritevole dei tuoi colleghi, senza esitazione mi rivolgono, ma per me è sempre una nuova volta, un nuovo commento, un nuovo episodio, una nuova valutazione. E allora, Edoardo, noi ci siamo sentiti, possiamo rivelarlo, anche ieri sera, e tu giustamente hai detto no, voglio leggerle con attenzione le motivazioni, che sono costituite da molte pagine, prima di fare un mio commento. So che le lette, come appunto hai promesso, in maniera molto attenta. Possiamo fare il punto sulla situazione, precisando che la Juventus ha annunciato un ricorso, ma questo, voglio dire, è quasi routine, diciamo, sarebbe stato molto sorprendente il contrario, no Edoardo? Vabbè, è ovvio che la sentenza della Corte Federale sarebbe stata impugnata. Mi pare che comunque quanto avevamo riferito nei giorni scorsi al buio delle motivazioni ha trovato riscontro poi nella analisi delle stesse. I punti focali sono tre: il primo è costituito dalle confessioni che derivano dalle intercettazioni, e sotto questo profilo si è capito perché le altre squadre sono state nello shock, perché le intercettazioni a cui la Corte Federale ha conferito decisiva valenza sono quelle che riguardano l'interno, il gruppo Juventus. Aspetta Edoardo, purtroppo ti sentiamo non troppo bene. Allora, stavi dicendo che l'esclusione da questa condanna sportiva delle altre squadre coinvolte in questo giro di plusvalenze fittizie, diciamo, le altre squadre sono escluse al momento, perché le intercettazioni, che sono state la vera aggravante, quello che hanno fatto riaprire questo clamoroso caso. Le intercettazioni sono state considerate che hanno avuto decisiva valenza, sì, ai fini della condanna, sono quelle che hanno riguardato i dirigenti juventini nel loro interno e non quelle
con rapporti con gli altri club, che sono, con i dirigenti di altri club che sono, al di là che sono pochissime, ma non assolgono al rango probatorio. Per cui... No, se non ci fossero stato sarebbe stato curioso, però, perché se io procura intercetto Edoardo Chiacchio, intercetto tutto quello che dice al telefono Edoardo Chiacchio, non intercetto solo alcune telefonate, o no? Sì, ma quelle che hanno rango probatorio, certo, sono quelle interne, è chiaro, perché internamente si dicevano le cose in maniera più aperta ed esplicita. Tanto da essere tenute confessorie, certo. Sono le intercettazioni che sono state recepite all'interno dei discorsi del gruppo Juventino. Secondo punto fondamentale, è stato costituito da quelle plusvalenze definite artificiali, perché si trattava di un sistema, secondo la Corte Federale, e non già di una sporadica o unica plusvalenza. E questo diventa molto importante anche per quanto riguarda l'ipotetico procedimento a carico del Napoli, per cui io ho già espresso la mia assoluta tranquillità per quanto riguarda qualche domanda che mi era stata posta nei giorni scorsi. Terzo e fondamentale, ancora decisivo e dirimente questione, è quella costituita dal libro definito nero F puntato P puntato, nel quale sono state considerate tutte le plusvalenze, e quel documento definito manoscritto ha costituito poi l'inequivocabile prova della gravità della questione. È vero che qualunque avvocato che si deve cimentare in un ricorso per Cassazione, perché il collegio di garanzia, certo, del CONI come la Cassazione, funge da, certo, organo di Cassazione, certo, sportiva, deve riferirsi alle questioni di legittimità. Il merito è ormai superato, quindi ci sono dei vizi procedurali, ci sono dei vizi motivazionali, c'è carenza nelle motivazioni, c'è contraddittorietà o illogicità delle motivazioni, e questo è il lavoro a cui devono dedicarsi i legali della Juventus. Poi staremo a vedere che cosa ne verrà fuori da una sentenza che comunque è stata elaborata e redatta con grandissima attenzione dai giudici, tant'è vero che hanno dedicato non solo tantissime pagine, ma con scritti così piccoli che era necessario la lente di ingrandimento per far capire quanto elaborata e quanto lunga sia stata la motivazione. Quindi mi sembra di capire in maniera inequivocabile che resterà il meno 15? No, questo non si può affermare. E soprattutto che Chinè ha fatto un ottimo lavoro, molto certo. Sì, Chinè ha fatto un ottimo lavoro, non dimentichiamo che Chinè non farà parte del processo dinanzi al collegio di garanzia, perché le parti interessate sono la Juventus e la FIGC. Certo. Quindi sarà la FIGC a difendere l'operato dei propri giudici. Per ciò che concerne un esito prevedibile, ripeto, la Juventus eccepirà la tardività del ricorso per revocazione. Faccio l'esempio perché lo leggiamo negli atti, io ho partecipato anche al processo e mi ero reso conto della cura con cui era stata dedicata da parte dei legali e colleghi della Juventus alla eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso per revocazione, a loro dire promosso oltre il 30° giorno. Questo per esempio è un aspetto fondamentale in procedura e potrebbe portare al cosiddetto accoglimento senza rinvio, mentre invece è possibile che laddove una motivazione si rivelasse contraddittoria o illogica o carente, potrebbe portare il collegio di garanzia a trasmettere nuovamente gli atti alla Corte per una rideterminazione della sanzione. Terzo e ultimo caso, il rigetto del ricorso. Certo. Le possibilità sono tre: rigetto, accoglimento con rinvio e accoglimento senza rinvio.
non ti chiedo un pronostico, ti chiedo invece di spiegare alla tua maniera, voglio dire in maniera tecnica ma anche chiara e comprensibile da tutti, che cos'altro accadrà. Chiarito questo procedimento, si continua a dire no, ma poi verranno fuori altre cose, quindi la classifica da guardare per il momento in maniera quella che si riferisce alla Juve evidentemente, ma non solo, perché dovesse la Juve essere penalizzata ulteriormente la classifica cambia e potrebbe cambiare in meglio per altre squadre. Cos'altro c'è? Cos'altro che la giustizia sportiva di qui a poco prenderà in esame? Da quello che abbiamo letto, perché mentre a questo processo ho partecipato personalmente come difensore del Novara, nell'altro processo che dovrà avvenire, quello che vi è stato definita la manovra stipendi, io ritengo che rimanendo questa sanzione non ci sarà una penalizzazione severa come in questo caso, perché per usare un termine penalistico, in un quadro diciamo in un unico contesto, non potrà essere adottato, potrà essere valutato, potrà essere utilizzato il cosiddetto principio della continuazione, che significa in un medesimo disegno criminoso, se c'è un omicidio, una rapina e un furto, naturalmente c'è un reato più grave che viene sanzionato e gli altri due invece possono essere irrogate sanzioni con misura afflittiva inferiore. Sei stato chiarissimo, oltre che gentilissimo, so che tra l'altro ho interrotto una cosa importante per te, ti abbraccio caramente ringraziandoti, avvocato, grazie Edoardo. Un caro affettuoso saluto a te e tutti i radioascoltatori. Grazie per il tempo dedicato a Radio Marte. Edoardo Chiacchio ha aperto Marte Sport Live. Andiamo in pubblicità, poi subito dopo al rientro parliamo di Napoli, parliamo di calcio giocato, di cose di tribunali siamo già occupati, credo che non ci ritorneremo se non attraverso la lettura di qualche messaggio che nel frattempo sta arrivando al 339-666-9990, ma tra un po' apriamo le linee, pubblicità. Marte Sport Live. Marte Sport Live. E allora eccoci tornati in diretta 21 minuti dopo le 13, Massimo D'Alessandro in studio, Soriani in regia e Dario Marcolin, mister Marcolin collegato con noi al telefono. Caro Dario, come stai? Buongiorno. Massimo, buongiorno. Insomma, Marcolin non ha bisogno di presentazione, ex giocatore del Napoli, ex capitano del Napoli, allenatore, brillantissimo commentatore, uno degli uomini di punta di DAZN, ma soprattutto un signore che già dall'anno scorso ogni volta che può sottolinea la bravura di Luciano Spalletti, già l'anno scorso uno scudetto sfiorato, perché quello dell'anno scorso è stato uno scudetto sfiorato, e Dario quest'anno va così. Quest'anno è la sicurezza dei forti, tra l'altro le prossime quattro partite del Napoli, Spezia, Cremonese, Sassuolo e Empoli le faccio tutte io, quindi a parte Sassuolo che faccio lo studio, non la telecronaca, le altre tutte telecronaca, quindi ce l'avrò proprio sotto mano, no? questa bravura di Spalletti, ma ti voglio credo che cosa. La scelta non sia casuale da parte dei tuoi capi, ecco, vabbè, comunque ho un sospetto, ti danno la squadra dove hai giocato, no? Una delle squadre dove hai giocato in questo momento per me è un onore, ma non è solo questo, è che la capolista allora ci mandano i più bravi, questa è la verità. Comunque vai. Però ti dico che il fatto di poter seguire da vicino e vedere, perché oggi c'è una differenza sostanziale, no? Che Spalletti sembra sempre fare la cosa giusta al momento giusto, ma a volte sono anche i non cambi, perché Salerno non fa cambi, ne fa tre all'86esimo, a parte Kim che aveva avuto dei problemi, però dico il fatto di cambiare all'86esimo, al contrario contro la Roma fa dei cambi, toglie Osimhen. Chiunque di noi malati di calcio tra virgolette, io non mi sognerei mai di togliere Osimhen, per dire, no? Massimo, invece ecco, lui lo toglie, mette Simeone e trova il gol, sembra quasi un gol campionato, no? Questo che poi alla fine Simeone, se tu pensi a Milano col Milan e questo contro la Roma, gioca poco ma fa gol pesanti. Poi è la forza del Napoli, è stata sempre questa, no? Sia nella prima parte che nella seconda. La cosa che a me è piaciuta molto, Massimo,
è che tutti avevano dei dubbi sulla ripartenza dopo i 53 giorni di stop. Alla fine il Napoli è ritornato quello dei primi tre mesi e forse anche ancora più forte. È vero, è vero. Ci ha raggiunti anche Pasquale Tina, che saluto sull'altra linea. Ciao Pasquale, buongiorno. Ciao Massimo, buongiorno, saluto Dario, ti ascoltavo. Ciao Pasquale. Ecco. Dario, chiedo scusa, Pasquale, oggi giorno di riposo, giusto, per, sì, sì, per gli azzurri, quindi non ci sono notizie che arrivano. Anche se stasera sono tutti a cena con il presidente De Laurentiis, tutti i giocatori e lo staff. Questa è una cosa che fa piacere. Iniziativa voluta proprio dalla società, dal presidente. La scelta di fare questa cena nel giorno in cui chiude il mercato è puramente casuale? Sì, penso di sì, tanto il mercato l'ha finito, cioè nel senso c'è in piedi eventualmente chi dirà, ma comunque non verrebbe a Napoli, resterebbe a Bari fino al termine della stagione, ma non ci sono movimenti all'orizzonte. Il mercato del Napoli si è chiuso con Gollini, che ha fatto il vice Meretti, è arrivato Berezinski, che erano le due esigenze che il Napoli doveva colmare per l'immediato. E poi credo che il mercato dell'anno prossimo, con tante situazioni di cui abbiamo anche scritto e parlato, sarà sempre eventualmente condizionato da partenze. Non compri un giocatore prima eventualmente di sapere se devi sostituire un titolare o un altro giocatore o no. Insomma, mi sembra abbastanza evidente la strategia. Ecco, prima di lasciare anche a Pasquale la possibilità di fare una domanda a Marcolin, Dario, ti chiedo proprio del mercato, insomma, guardando la parte altissima della classifica, il Napoli forse insieme all'Atalanta è l'unica squadra che ha utilizzato, e come se li ha utilizzati, i giocatori presi nella quella che più conta, la sessione estiva del mercato. Penso ad esempio all'Inter, penso al Milan, anche la Roma per sfortuna, per carità, Dybala sta facendo bene, però aveva progettato la squadra in maniera diverse. Invece Napoli e Atalanta sono le uniche squadre che, insomma, giocatori di cui avevano puntato poi hanno anche reso, e tanto. Sì, sono due squadre che hanno un po' stravolto, cioè stravolto nel senso che hanno tolto tra virgolette dei giocatori che magari avevano un'età un pochino più avanzata per ringiovanire. Questo ha pagato molto, soprattutto nel Napoli, ma c'è da dire anche che l'Atalanta pesca sempre molto bene. Poi ormai è Gasperini che all'ottavo anno alla panchina dell'Atalanta è un Gasperini 4.0, 5.0, 6.0, cioè non si riesce più a capire, gli cambiano i giocatori, poi riesce a mantenere il prodotto. Nel Napoli credo che Spalletti abbia voluto proprio dei giocatori che facessero quello che voleva lui, nel senso che aveva bisogno di quelle caratteristiche, aveva bisogno di essere più verticale, aveva bisogno un po' di sostanza in mezzo al campo, ci sono stati degli incastri non casuali, perché ad agosto eravamo tutti preoccupati di che campionato potesse fare il Napoli. Forse l'unico a non essere preoccupato era proprio Spalletti, mi viene in mente che disse in ritiro che Kim era fortissimo, e questa poi è stata la dimostrazione. Effettivamente ci siamo accorti tutti. Pasquale, per Dario Marcolin. Dario, credi che il Napoli abbia la possibilità di costruire un ciclo, visto le difficoltà strutturali dell'Inter? C'è la situazione Skriniar, dovrebbe andare via a giugno, forse deve andare via Brozovic, devono vendere da Dumfries, il Milan che pure sta avendo qualche passaggio a vuoto, la Juventus che non sappiamo insomma da quali presupposti ripartirà l'anno prossimo. Ma guarda, ti dico Pasquale, secondo me il ciclo lo ha aperto e lo continuerà. Ti spiego perché. Allora, oggi il ciclo passa per Osimhen, passa per Kvaratskhelia, passa comunque per Lobotka che farà rinnovo di contratto, cioè passa per tutti i giocatori che sono sicuri che per altri 2-3 anni staranno nel Napoli. Quindi è quello che dicevi tu, no? Mentre il Milan o l'Inter o anche la stessa Juve, per esempio la Juve va via Di Maria, va via, cioè Pogba non l'hanno mai avuto, non si sa, sono tanti punti di domande, mentre il Napoli parte da alcune certezze, e da quelle certezze lì secondo me ogni anno andrà a migliorare. Guarda, mi viene in mente una parola che diceva sempre Roberto Mancini per migliorare le squadre, diceva: tu tieni l'ossatura dei giocatori che possono aprire un ciclo e aggiungi 2-3 giocatori di quel livello a stagione. Adesso poi uno se lo può permettere, però per aumentare sempre la qualità e mantenere quel ciclo, tenere l'ossatura e due giocatori, diciamo, senza andare molto lontano, di un certo livello, ti fanno e ti mantengono quello che è la struttura della squadra. Senti Dario, tu sei stato un giocatore molto tecnico, allora, dei tre gesti tra gli altri tecnici secondo me fantastici, visti, ammirati l'altra sera al Maradona, te ne propongo tre: il gol chiaramente di Simeone,
quello di Osimhen, che secondo me diventerà obbligatoriamente diciamo parte della copertina di questa stagione, ma che sia alla fine a tinte bianche e azzurre non lo so, lo spero, vedremo. O anche l'assist di Kvaratskhelia per Osimhen, qual è il più delizioso? Gol di Osimhen, perché il gol di Osimhen è in partenza, lui è marcato e si stacca dalla marcatura, riesce a essere freddo e lucido nel controllo che fa dentro l'area, cioè con i giocatori a mezzo metro, e poi lo strapotere fisico e l'intuizione di quel gol sotto la traversa. Cioè ci sono tanti gesti, no? In uno, in quel gol che ha fatto, cioè oggi il Napoli parte già 1-0 contro gli avversari, perché Osimhen sta facendo gol tutte le partite, sì. Perché tu già stai, capisci che il Napoli sta già 1-0, no? Gol di Osimhen. E questo sta succedendo, guarda, se non sbaglio, da 10-11 partite, una cosa del genere. Impressionante, davvero. Dario, grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie, Massimo, prossimi incontri di padel in programma, al coperto, fa freddo. Dario? Come non ho dicevo, prossimi incontri di padel in programma che ti riguardano. Forse abbiamo un'esibizione a fine febbraio con ad Abu Dhabi, per cui questo ti dico, cioè stiamo valcando le soglie delle speravo a Napoli, mi dici Abu Dhabi, mi hai lasciato così. No, per questo per dirti che ormai il tantam del padel degli ex giocatori ormai raccoglie la Spagna, l'Italia, tutti questi. Ragazzi, Marcolini è spettacolo, andatelo a vedere magari ad Abu Dhabi se siete fortunati. A teatro, andatelo a vedere a teatro. Ciao Dario, ciao mister. Ciao, grazie. Prima di salutare Pasqualetina, Pasquale, te lo chiedo anche un po' di ascoltatori, ci chiarisci un attimo la questione, detto che il mercato chiude stasera, la questione che dirà? Ah, guarda Massimo, se il Napoli lo chiude, lo compra per l'anno prossimo, lo lascerebbe comunque a Bari fino al termine della stagione, quindi cambierebbe poco nell'attuale organico della squadra. Vediamo se si riesce a chiudere entro oggi o magari resta poi un'opzione per la prossima stagione. Bene così Pasquale, grazie, a stasera. Ciao Massimo, grazie. Ciao a Pasquale Tina. Allora ancora uno stop and go, ci fermiamo, un po' di consigli agli amici sponsor, poi rientriamo con Antonio Giordano con le vostre telefonate allo 081 636 3. Marte Spotlight. Marte Live. E allora 35 minuti dopo le 13, Marte Sport Live, Massimo D'Alessandro in studio, Soriana a regia, tra qualche istante Antonio Giordano collegato con noi telefonicamente, le vostre telefonate allo 081 636 3. Intanto molti messaggi già arrivati, ne leggiamo qualcuno. Alberto da Parete scrive: come mai fino all'anno scorso il campionato italiano era il più bello, quest'anno è diventato di terza categoria, e volevo far notare che da quando i rubentini sono fuori sul campo vince chi gioca meglio e non le solite note. Scrive Alberto: beh, fatto che il livello del campionato, capisco il punto di vista dell'amico, ma che il livello del campionato italiano è sceso rispetto agli anni d'oro 80-90, questo è noto ed è una realtà purtroppo, ai noi, da qualche stagione. E ancora scrive questo amico: tutto questo astio contro la Juventus e non contro i dirigenti fraudolenti, ricordiamoci che Maradona è un avversario e non nemico, quando Platini aveva problemi familiari non esitava a prendere l'aereo e volare a Torino, avversari e non nemici, non è la Juventus né il nemico ma la classe dirigente che ha affossato il calcio. Il calcio forse tutto è pieno di marciume. Come dire, allora facciamo così, questo messaggio lascio commentare Antonio Giordano, è collegato con noi al telefono, non so se è riuscito a sentire lo scritto dell'amico ascoltatore. Antonio, buongiorno. Buongiorno, sì, ho sentito quasi tutto. Sì, ha ragione, insomma, sono i dirigenti che fanno le società e di conseguenza uno prende di mira la società, è abbastanza inevitabile. Sì, anche abbastanza scontato, onestamente. Poi voglio dire, troppe cose sono accadute nell'ultimo ventennio affinché purtroppo non si leggano i nomi dei dirigenti a quelli del club. Certo. Ma è tutto molto strano che accada sempre lì, cioè dallo scandalo del doping del 97, dal processo di Guariniello a quello dei giorni nostri, da tutto questo carteggio che sta avvenendo fuori. Poi ognuno ha piacere di analizzarlo secondo quelli che sono i propri, come dire, argomenti di pancia.
però siamo dinanzi a un fatto che onestamente offende poi altrimenti l'intelligenza comune. 36 pagine di stamattina della Procura federale stroncano brutalmente la Juventus. Procura che ritiene, ricordiamo, confessorie e intercettazioni che sono state passate dalla Procura di Torino, parliamo di giustizia ordinaria, poi sono delle prove documentali, però mettiamo questo argomento da parte perché vorrei parlare con il nostro prossimo ospite, insieme a te ovviamente, di calcio e di questo meraviglioso Napoli. Sto parlando dell'ex tecnico azzurro Franco Colomba. Mister, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno e grazie. Antonio Giordano, Corriere dello Sport, sull'altra linea, che le faccio salutare innanzitutto. Va bene, saluti. Ciao Franco. Ciao. Come stai? No, cioè, 20 anni fa stavo meglio, Stavamo. Ehi, ma stavamo meglio, manca pezzo, però. Senta, mister, lei che da queste parti lavorativamente ha vissuto tempi assai diversi. Dopo 33 anni ha vissuto ovunque, lo so. Avellino, Napoli, è vero. Ma quando faceva l'allenatore del Napoli erano proprio tirava un'altra aria da questa parte decisamente per sua sfortuna, per sua sfortuna. Napoli 53, seconda in classifica all'Inter con 40 punti dopo 20 giornate, è cambiato tutto. L'Inter sta facendo un grande campionato, due punti a partita, però il Napoli sta dominando, questa è la cosa vera. Napoli ha mostrato quest'anno, ha dato insegnamento a tutti su quello che deve essere una gestione di una squadra di calcio che vende i pezzi migliori e rinforza la squadra. Quindi questa è grande abilità, grande intelligenza. Se mai ci fossero stati dei dubbi su questo, ma forse ce n'erano stati in passato, ma negli ultimi anni il Napoli si sta dimostrando la società più sana, tra virgolette, e più intelligente a muoversi. Antonio, per Franco Colomba. Antonio Giordano. Io non me la ricordo una squadra così bella, Franco, anche se il Napoli di Sarri onestamente non può essere dimenticato. È una squadra che sappia abbinare la concretezza all'intelligenza. Aspetta Antonio, so che sei in viaggio, ti sentiamo a tratti. Allora, tecnica, no, intelligenza e la squadra. Prego, mi sta. No, dico, avallo quello che sta dicendo Antonio. Quella di Sarri ogni tanto mostrava era monotematica, e questa invece ha i momenti in cui domina, ai momenti in cui soffre un po', però lo fa in maniera da non rischiare troppo. Cioè, è una squadra intelligente, quindi credo che Spalletti abbia fatto il sunto di tutte le esperienze degli ultimi anni e si è riuscito a sì, una squadra aspetti mister, che abbiamo un po' di problemi anche con il collegamento con lei, non fortunatissimo sotto questo punto di vista questo incrocio. Allora mister Colomba, mi sente? Io sono fermo in casa. Eccoci, ci siamo. Allora stava terminando il suo ragionamento, non l'abbiamo più sentita. Diceva che anche il Napoli di Sarri, no? Però era monotematico. È caduto Colomba? Il collegamento con Colomba? Chiedo a Soriani un aiuto. Antonio Giordano c'è? Io ci sono, sì. Eccoci, sì. Allora in attesa di assestare il collegamento con Colomba, solito messaggino dell'amico Brigante 74, esatto, un super classico. Chiedo al Thierry Henry e giornalista Antonio Giordano se dopo le motivazioni della procura pionisti, giornalisti ed ex giocatori della Juventus smetteranno di difendere l'impossibile. L'indifendibile. No, io rispondo rispondo di me stesso, delle mie opinioni, eventualmente della mia faccia tosta, non mi permetto di giudicare la. Poi è la gente che lo fa, però ci sono delle cose che sono veramente poi indiscutibili, appartiene non soltanto al mondo dell'opinionismo ma anche quello del giornalismo a volte.
non vorrei che passasse un concetto sbagliato, cioè che noi difendiamo noi stessi a prescindere, siamo imperfetti anche noi, e quindi non lo so cosa faranno, però è complicato dinanzi a una sentenza la motivazione. Allora, scusa Antonio, ti interrompo perché abbiamo recuperato il collegamento Franco, con mister Franco Colomba. Io mi sentivo. Ecco, mister, un parlato male di te, Fra. Non è vero. Ah, meno male che non ho sentito. Una persona tanto per bene, il mister. Napoli deve avere un po' di pazienza, i napoletani a questo punto. Ma sì, credo che il verificarsi di una situazione del genere è così raro che così bisogna soltanto prenderne atto e giocare partita dopo partita, ma il Napoli non cadrà in questo tranello di questo vantaggio così, così grande per rilassarsi, anche perché non può rilassarsi mai ad andare avanti in Coppa, alle sue soddisfazioni da togliersi. E poi è una squadra equilibrata, una squadra che, vi ribadisco, è migliorata, lode a Spalletti che l'ha gestita facendo tutto quello che di buono avevano fatto gli altri, mettendoci del suo, e quindi non poteva che nascere una squadra rullo compressore. Grazie mister, alla prossima, buona giornata. Ciao Antonio, arrivederci. Grazie. Ciao Franco, ciao, grande abbraccio. Senti Antonio, come anticipato il tuo giornale, il Corriere dello Sport, stasera gli azzurri saranno ospiti del presidente a cena. Prima mi domandavo se questa organizzazione interna... Ah, la scritta Mandarini, Fabio che salutiamo, il collega Mandarini, dicevo, bravi. Mi chiedeva, no, siete tutte e due bravissime, allora, mi chiedevo se questa cena casuale che capiti proprio la sera della chiusura del mercato, insomma, da questa squadra che poteva, viste le prestazioni della prima parte della stagione, perdere qualche pezzo a gennaio, non se n'è andato nessuno, uno misteriosamente è quello che ha giocato di meno, vale a dire Sirigu, che ha salutato la compagnia, e basta, tutti gli altri sono felicemente ancora coinvolti. Ma devo dire che come se fosse un tempo nuovo rispetto al passato, anche rispetto a certe abitudini e a certe dinamiche. È chiaro che il campionato te le orienta adesso, no? Ti spinge a fare certe cose, però sarebbe stato facile, che so, liberare Demme o Gaetano o anche Zerbin, e invece c'è stato da parte dei giocatori, ma soprattutto della società, la scelta seria, severa con se stessi, di non alterare nulla, né i numeri, né gli equilibri, nelle sensazioni, nelle percezioni. Piace per la Coppa Italia, che probabilmente avrebbe potuto dare a qualcuno, non so quante partite, ma la possibilità di giocare, ma immagino che Demme ne giochi pochi, no? Credo che lo immagini già lui, ma non per colpa di nessuno, cioè io faccio fatica a pensare che possa esistere in questo momento in giro uno che si sostituisca allo Botka. E quindi Demme è consapevole di ciò, di questo mutamento straordinario dentro le gerarchie. Però, come dicevi prima, questa è una politica che sottolinea l'autorevolezza dal punto di vista proprio mentale del club. Beh, un altro bravino a centrocampo che ci sa fare, Jorginho, proprio in queste ore ha cambiato casacca, passa dal Chelsea all'Arsenal. Sai anche dove è andato, no? All'Arsenal, sì, insomma. Soltanto maglia. Infatti, resta in zona. Da Stamford Bridge all'Emirates sono non tantissime fermate, per fare un paio di linee di metropolitana. È vero. Antonio, noi invece ci fermiamo, un pizzico di pubblicità, poi il filo diretto con te, possibilità per i nostri ascoltatori di interagire con Antonio Giordano negli ultimi 10 minuti della trasmissione chiamandolo 081 63 63 63. Marte Spotlight. Marte Spotlight. E allora eccoci tornati in diretta, Antonio Giordano collegato con noi al telefono, e lo 081 63 63 63, a vostra disposizione il più lesto a chiamarci è stato Antonio, che salutiamo, buongiorno.
Antonio, riesci a sentirci? Sei in diretta? No. Allora, leggo un messaggio di Emiliano. Cosa ne pensa Giordano della preoccupazione espressa da molti addetti ai lavori per il movimento calcistico italiano in seguito alle vicende che sappiamo della Juventus, eccetera? Antonio? Sono seriamente preoccupato, ma da molto tempo, e non soltanto per quello che è successo alla Juventus, che è successo nella Juventus, che è successo per la Juventus, ma per tutto quello che succede intorno al calcio. Ricordo semplicemente che il capo della procura degli arbitri. Bravo Antonio, mi hai anticipato ed è una questione di cui nessuno si occupa, è clamorosa, tutti a occuparsi della Juve, di D'Onofrio non si hanno. È una cosa che sta scivolando, ma ci sono situazioni economiche che riguardano anche altri club che sono difficili. Poi un giorno faremo tutte, come dire, ci scopriremo tutti impregnati di stupore. Ma che sta succedendo? No, è già successo. È vero, è vero. Io credo che vadano descritte le tavole del calcio, ma anche dal punto di vista, non soltanto sulle pubbliche, ma vadano descritte soprattutto le coscienze. Cioè, l'uscita di De Servo, De Servo, la D della Lega, non è una cosa che si può accettare, però. Evidentemente sono io che sono sbagliato, che vi devo dire? No, no, assolutamente no. Torniamo al telefono, Giampaolo in diretta, buongiorno. Buongiorno. Ciao Giampaolo. Complimenti al signor Giordano per la sua sempre impeccabile professionalità giornalistica. Volevo chiedere la sua opinione, quali sono, cioè, la percentuale magari dei meriti di questo Napoli, dei demeriti delle antagoniste, pure capisce l'importanza, diciamo, proprio questa fase del Napoli Calcio per la città proprio di Napoli. Va bene, grazie Giampaolo. Ma quando vinci hai più meriti tu che demeriti gli altri, e quando vinci così ci sono soltanto meriti tuoi. Gli altri hanno pagato un prezzo ai propri errori, il Napoli no. Gli altri hanno sprecato del tempo, il Napoli no. Gli altri hanno sprecato i soldi, il Napoli no. E devo dire, questo secondo me è uno dei miracoli, termine improprio ma che sintetizza un aspetto clamoroso, più eclatanti della storia del calcio, del quale forse non ci rendiamo conto, non vogliamo renderci conto o non abbiamo percezione, ma il Napoli ha fatto cose che nessun altro ha fatto, vanno riconosciuti grandi meriti a De Laurentiis, a Giuntoli e a Spalletti. A tutti e tre, per me sono protagonisti al 33,3% di un capolavoro che non ha precedenti, perché a giugno scorso, ricorderete il clima della città, le sommosse, i movimenti, le correnti di pensiero, le turbolenze addirittura. Cioè, c'è stato un momento nel quale di calcio si poteva, e mi viene assolutamente, come dire, la pelle d'oca a pensarci, neanche parlare. Ricordo che ne sono successe tante, se ne sono dette tante, era un po' di tempo che accadeva questo, almeno dal momento in cui il Napoli perse la Champions contro il Verona. Vi ricordo che questa squadra che era andata in Champions è stata salutata con le uova, hanno tirato addosso le uova a una squadra che era andata in Champions. E ricordo anche che da questa squadra che era andata in Champions sono stati venduti Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens. Non aggiungo Goulam, perché sarei un disonesto se ritenessi l'ultimo Goulam un personaggio centrale. Il Napoli aveva comprato un coreano e un georgiano, era una barzelletta. Sono 53 punti. Pazzesco, incredibile. Al telefono Antonio, chissà se quello di prima è caduto la linea, non lo so. Antonio, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Ora sì,
Prego, buongiorno. Innanzitutto i complimenti al grande Antonio Giordano, e voglio proprio sfruttare il suo modo di trattare la psicologia, l'entrare dentro le parole, le informazioni. Volevo chiedergli una cosa. Ho visto un video di Spalletti che praticamente redarguisce verbalmente, anche forse in modo semplice così, dei ragazzi che stanno inneggiando a Meret mentre stanno andando ad allenarsi, proprio per calmare i ragazzi. Calma, non esageriamo. Bene, ad Antonio chiedo: il prossimo avversario del Napoli sarà lo Spezia, via via, non so, la Juventus, poi l'Inter, o sarà il Napoli? Grazie. Ciao Antonio. Come diceva Jeff Gambardella nella Grande Bellezza, a 65 anni raggiunge un momento in cui decidi di frequentare, forse di vivere soltanto le cose che vuoi fare, quindi frequentare le persone che ti viene giusto frequentare e vivere le situazioni che... È arrivato il momento di non sistemarsi dinanzi a veli di pudore o anche di finta ipocrisia. Napoli non credo abbia avversari, sono 13 punti a 18 partite dalla fine. Cioè, io sono stato un asino a scuola, lo riconosco pubblicamente, e la matematica non mi è bastato sposare un insegnante di matematica, non mi è mai entrato nella testa, però so che 2 più 2 fa 4, queste cose qua ci arrivo ancora. Se mancano 18 partite ai 13 punti di vantaggio, puoi permetterti di perderne 4 e pareggiarne una, ma le altre, la più vicina delle inseguitrici, le deve vincere tutte. Il che mi sembra... se tra 4 settimane ci sentiamo e ne parliamo e rifacciamo il conto? Vediamo. Sì, sì, no, ma è oggettivo, cioè mi sembra più probabile che il Napoli le vinca tutte. Comunque che c'è stata una scuola è bella. No. Allora chiudiamo con l'amico Fabio che ha chiamato il nostro centralino. Buongiorno, ciao Fabio. Buongiorno a voi. Ecco, io volevo dire, io sono uno di quelli che non ha tirato le uova perché non è da me, però ho criticato il Napoli perché mi sembrava, tra parentesi, anche giusto. La cosa che mi fa un attimino rabbia è che adesso, ascoltando gli opinionisti piuttosto che i giornalisti napoletani, sembra che solo i tifosi l'hanno criticato, ma anche voi, parlo in generale, avete criticato il Napoli. Quindi non è giusto sta cosa di far cadere tutto sui tifosi che non hanno avuto fiducia in De Laurentiis. Io sono uno di questi, chiaramente adesso dico ok, ho sbagliato perché ha ragione lui. Grazie. Ciao Fabio, grazie. Beh, intanto complimenti per i dati pagati. Una cosa, per quanto mi riguarda, criticare appartiene al diritto sacrosanto del tifoso e della sua coscienza critica, e soprattutto del giornalista. E io non so se ce l'avesse con me, non credo, se ce l'ha con me mi spiego. Io quando sottolineo certi aspetti sottolineo il clima e le esasperazioni ambientali, e mi permetto di mettere in discussione eventualmente le dimostranze di qualcuno, fosse un giornalista al quale non do mai lezioni, figurati, sto qui per imparare tutti i giorni, e un tifoso il quale è il sacrosanto rispetto per una serie di motivi. Uno, il calcio è un sentimento, per fortuna. Due, il calcio è anche una spesa, cioè se vai allo stadio ti costa, e se ci vai con tuo figlio ti costa il doppio. Quindi non bisogna neanche ignorare questo aspetto, che deve essere una forma di rispetto. Poi è chiaro che se non prendi la città di sostanze tossiche, ed era successo questo, e allora siamo in un altro campo, non è più la critica, è l'ambientazione che stai costruendo intorno a un club. Stamattina Bianchi ha detto una cosa bellissima in un'intervista sul Corriere dello Sport, e non lo dico per citarmi, ma perché Ottavio è una persona molto bella. Leggete l'intervista di Giordano ad Ottavio Bianchi oggi sul Corriere. Bianchi dice: il Napoli, se ora si comportano così i tifosi, ha fatto un percorso negli ultimi 20 anni in cui ha abituato una parte della gente, la gente stessa, a vivere nel lusso praticamente, perché poi ce lo dimentichiamo, ma il Napoli o forse magari qualcuno se ne ricorda, ma sente i toni magari un po' caotici che arrivano da dentro, no?
Napoli da 13 anni va in Europa. C'è un livello di continuità a livello internazionale che non c'è mai stato, 13 anni. Allora, chiudo col messaggio di Ciro e Avellino, che devo dire la verità, condivido anche io un po'. Sapete che scrive Ciro? Dice: la cosa che adoro del direttore. Ma fagli gli auguri a Ciro. Ah, auguri, auguri, auguri a tutti, Ciro. Ascolto oggi San Ciro. Lui scrive: la cosa che adoro del direttore Giordano è che non sempre sono d'accordo con lui, ma a differenza di tanti suoi colleghi, in quel caso non mi sento indispettito, anzi, mi apre a ragionare su un punto di vista diverso dal mio. Anche io certe volte non sono d'accordo con te, però mi piace ascoltarti e sentire. Il fatto del direttore mi sta sfuggendo di mano, non sono direttore, manco a casa mia, ragazzi. Però mi piace, però sono vanitoso, sì. E quindi Ciro mi piace. Antonio, per una volta chiudiamo senza parlare di mangiare, di pranzi, di cene. Oggi questo può fare, sei in viaggio. No, sono in crisi, io di ponte di cieli. Ma sei in viaggio solo per questo. Sì. Vabbè, chissà dove stai andando. Dove stai andando lo scopriremo domani sfogliando il Corriere dello Sport. Antonio, grazie. Un grande abbraccio. Ciao. Grazie a tutti. Antonio Giordano, a voi tutti per l'attenzione, a Soriani per la cura della parte tecnica. Vi lascio in ottima compagnia, stanno per entrare in studio Marta e Gigio. Per quel che riguarda lo sport, ci si risente stasera alle 20 da Massimo D'Alessandro, è tutto. Ciao.